fare una roba, se no ho paura di... Ecco l'invasato. Questo è un invasato. Il soggetto della sua invasatura è questa. Chi la potrebbe riconoscere? Non sta neanche in quei meme di Facebook, noi degli anni 90, noi degli anni 80, quando avevamo il Crystal Ball. No, questo sta in noi degli anni 30, quando c'era Mussolini. Ma non è vero. Facevamo le foto così, in questa maniera. E invece siamo nel 2012, ad aprile del 2012. L'invasato non sa ancora che cosa sta facendo. No, è che ho sempre paura che si sfonda troppo la pellicola al sole. Allora la metto in questa confezione qui. Cioè, nel senso, ho paura che si possa staccare la linguetta che tiene assieme la pellicola, perché non è come nel rullino che sta comunque coperta una volta girata. Allora, adesso bisognerebbe fare un video, perché su YouTube ho visto tanta gente che purtroppo non monta le pellicole in maniera corretta. Adeguate. Sì. È vero, E anch'io inizialmente rischiai di guardare un video su YouTube e montare la pellicola in maniera errata. Bisogna stare attenti, perché comunque sono sordi, ragazzi, sono sordi. Allora, prima di tutto si toglie la spoletta della pellicola precedente e se la si sposta nel secondo spazio, quello, diciamo, ha già problemi questa prima parte. Sempre io faccio sempre piano piano, perché ho paura di rovinare qualcosa. E infatti non sono mai bravo a inserire la prima questa cosa. È ancora inesperto, ma giustamente, non ha mica 70 anni il ragazzo, come questi signori qua. A posto? No, adesso sto mettendo prima. Si mette prima, quindi impariamo la procedura. Si mette tra le cosce per fissare bene la macchina fotografica. Esatto. Siccome io la metto così, così almeno... Ci vuole molta luce, sennò non si vede. Non è che ci sia tanto. Già scarica la mia macchina fotografica. Quindi mi sa che sto video o sei veloce o salta, sarà per la prossima volta. Sempre il problema è metterla prima, ecco, adesso quindi qui deve essere quella vuota. Continua a portare, quasi scarica. Si apre la prima. È una Ilford. È una Ilford. Sì, io uso questa. Siamo a Milano, mi raccomando. Okay. Diamo il chiorre gioia. Pacchetto. Ok, si inserisce così. Praticamente si toglie la carticina. Vai. Si mette qua. Questo si toglie la carta, se no dà problemi. Questo cosino di carta si toglie, se no dà problemi. Poi si prende, si vede bene? Si vede. Si prende e si fa inserire dentro questa fessura. Ok, adesso giro, vediamo qua, così, ok, e praticamente dipende se tu vuoi fare 24 pose o 12 pose, qui ci sono le 24. Dove è scritto 24? Lì 12. Così e 24. Ma fallo vedere, leva il pollicione. Ok, vai. E questo si gira fino a che è finito e poi è pronta. E poi la chiudi. Fino a qua. E come fai a capire? Ah, c'è la freccia. C'è la freccia, vedete signori. Bene.
qualcosa che non mi torna, mi fa vedere. No, non sto parlando con... E dopo una semplice procedura di 5 minuti, stai facendo? Adesso chiudo, perché devi chiudere. Ok, chiude. È pronta? Adesso sì. Aggiungi l'aggeggino, vediamo se riusciamo. Ah, questo qui è una piccola chicca che sono... Veloce, veloce, che si sta scaricando. È praticamente una bolla che è un portachiavi alla quale ho limato l'estremità in maniera da adattarla come per vedere per la zitta, sì, nella zitta del flash, siccome il flash su questa macchina non lo uso perché per ovvie ragioni diventerebbe troppo difficile comprarlo, non ce lo faccio, uso piuttosto da digitale. E allora mi diverto così. Bene, da Marco Marino è tutto, Milano 2012, buone fotografie alla vecchia maniera, come le faceva il nonno.